vi volete sbrigare che dobbiamo partire, cazzo! Radio Freccia. E mezzanotte, signore e signori, comincia a Rebelliel, la casa di cura più grande che ci sia. Apre i battenti in questo momento fino alle 3 di questa mattina con Step al microfono. Ma quest'oggi, ragazzi, finalmente ce l'abbiamo fatta! Finalmente, dopo tutto il lockdown, eccetera, che ci ha bloccato tutti gli ospiti, tutti gli inviti a queste persone qui, a questo mondo spettacolare che è quello della sessualità. Finalmente posso dirlo, è tornato a trovarci Aizad, e decisamente Aizad tornerai a trovarci molto spesso. Ma ci proviamo, sì, assolutamente. Allora, ricordiamo un attimo chi è Aizad, giornalista, scrittore, esperto di sessualità insolite e coach. Esatto. Quindi praticamente tu insegni anche... Io aiuto le persone a vivere meglio le loro pulsioni, i loro interessi verso le sessualità alternative. Tu hai passato delle belle vacanze, hai fatto delle esperienze nuove. E se sessualità... devo dire la verità, no. Hai almeno usato i sex toy? Quello sì. Oh, bene, perché stasera parliamo di sex toy. Allora, parliamo di questa cosa qua, che molte volte abbiamo parlato di queste cose, abbiamo avuto vari esperti, eccetera. Quest'oggi vedremo, dobbiamo in qualche modo ricominciare anche a parlare di sessualità su Radio Freccia e in Rebelliel in particolare. Tra l'altro vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky in HD. Vi ricordo anche il numero per gli SMS e i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Molto importante questo, perché volendo potete anche voi partecipare, ovviamente facendo domande al nostro esperto, al nostro Aizad, e anche a me volendo. Se volete chiedere il mio numero di telefono, non ci sono problemi. Solo quello, però, perché come esperto... Vabbè, quello lì, poi c'è la mia esperienza nel settore, anche nel settore sex toys. Tra l'altro, una domanda velocissima. Cos'è un sex toys? Perché non è... Sono tanti, sì. Di solito quando si usa questa parola si pensa subito al vibratore, al dildo, ma di sex toy ce ne sono a centinaia di tipi differenti. Ci arriviamo fra poco. In apertura di questa primissima ora di Rebelliel a livello sessuale con Aizad, quest'oggi si parla di sex toys. Allora, dicevamo, non sono solamente vibratori, ce ne sono tantissimi, di tantissime forme, adatti a qualsiasi corpo, perché ci sono esigenze differenti, gusti differenti, e qualsiasi oggetto possa provocare piacere, possa far vivere delle sensazioni interessanti, in realtà è un sex toy. Poi naturalmente ce ne sono di più adatti, di meno adatti, di fatti meglio, di fatti peggio, ma di questo ne parliamo. Detta così, anche una la butto lì, anche una bottiglietta di plastica potrebbe esserlo. Ora lasciamo quest'arma qui in mano, però dico sì, certo. Pensa al classico cubetto di ghiaccio, pensa alla piuma con cui fare un po' i solletti, con un po' di stimoli, pensa a delle cose molto molto complicate. Quindi possiamo dire che tutto ciò che può essere usato a livello sessuale può essere chiamato, definito sex toy. Assolutamente, okay. Sì. Radio Freccia. Non ci credo, c'è Rebelliel fra poco. Mezzanotte e 13 minuti, tra poco c'è Billy Idol, Rebelliel. Ragazzi, vi ho detto tutto, ma prima di questo, visto che si parlava di sex toys, spieghiamo anche il motivo per cui si utilizzano a volte, cioè si fa... Perché sono divertenti, Step, perché il corpo umano è bellissimo, si possono fare un sacco di robe belle, ma i sex toy danno la possibilità di provare delle sensazioni che con il tuo corpo non puoi dare. Ok, tra l'altro io so che non si usano di solito soltanto per... il divertimento in sé, ma a volte anche per correggimi se sbaglio, anche per curare eventualmente cose, a volte sì, giusto? Quindi vabbè, ci arriviamo ragazzi. Questa posso dirlo, erano forse 2 anni che non l'ascoltavo in Rebelliel programma, e lo possiamo dire, Billy Idol proprio con Rebelliel, che è la canzone che ha dato da cui prende proprio il nome questo programma. Rebelliel, Billy Idol, ragazzi, tanta tantissima roba, ma torniamo a noi, caro Aizad, a noi, perché si parlava di sex toys a livello medico, perché ne esistono tanti, dicevamo. Certo, alcuni nascono da presidi medici, per esempio ce ne sono alcuni che nascono per persone che hanno delle disabilità, oppure che sono paralizzate dalla vita in giù.
possono cambiare completamente la vita a chi ha dei problemi di questo genere, e possono risultare divertenti lo stesso le versioni, diciamo, civili, per chi invece vuole semplicemente divertirsi. Vabbè, civili nel senso non mediche. Esattamente, in quel senso, certo. Allora, poi a parte questo, ci arriviamo, aspetta, perché poi ci sono anche vari modi per scegliere quello giusto per noi, quindi ma ci arriviamo tra poco. Radio Freccia. Mezzanotte e 27 minuti. Allora, ragazzi, vi ricordo il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Se avete bisogno di fare domande, se volete, se volete fare domande, volete entrare nel merito di questo discorso qui, potete tranquillamente farlo. E intanto, Aizad, caro Aizad, come si sceglie un sex toys? Poi, siccome ce ne sono tantissimi. Dice, come faccio? Proprio intanto perché intanto la scelta... con pazienza, perché appunto ce ne sono tantissime, e quindi bisogna un po' saper valutare e avere la curiosità di vedere che cosa c'è in giro. Poi si sceglie appunto con curiosità, senza avere paura di provare cose nuove, perché non lo puoi sapere fino a quando non provi. E soprattutto si sceglie insieme alla persona con cui poi lo andrai a usare, perché imporre le cose col sesso non è mai troppo divertente, non è mai troppo carino. Invece è proprio divertente anche il fare questo gioco di andare a scoprire insieme cosa potrebbe incuriosire e ravvivare il rapporto. Vabbè, c'è sempre però quel discorso di timidezza che ti frega sempre. Anche io mi ricordo anche da ragazzino, quando si prendeva semplicemente i preservativi, no? Mm-hmm. Quando vai al supermercato a comprare i preservativi, già solamente per quello, un po' di vergogna, no? E sei lì che li nascondi sotto le cose per non far vedere. Quindi mi immagino magari anche in questo settore qui. Sì, un pochino sì, però per fortuna c'è la vendita online, per esempio. Poi io sono dell'opinione che non ci si debba mai vergognare del voler stare bene, che sia bene in senso di piacere o bene in senso di salute. Però queste cose qua magari le scopri e le capisci un po' più in là con gli anni, cioè nel senso... Questo lo dici perché inizi ad avere una certa età, guarda che i ragazzi sono svegli adesso. Che quello è il problema, capito? Ho dovuto superare i 25 anni poi per capire un attimo che queste cose qua, anzi è un vanto quando vai a comprare determinate cose, devi sentirti ancora più figo, capito? Di assolutamente sì. E però a volte quando sei un ragazzino, ripeto, fai un po' fatica a capire questo concetto qua. Allora vedi, andavo a comprare io i preservativi, ci scrive Joe, andavo a comprare io i preservativi perché l'ex dei miei tempi si vergognava. Ragazzi, aspetta, in questo caso ragazze, è così, capita che il ragazzo in particolar modo sia un po' cacasotto per quanto riguarda ste robe qua. Io ero uno di quelli, perciò lo posso dire tranquillamente, facevo parte di quella categoria. Poi sei guarito, poi ne esci da ste cose. Comunque, a parte il come si scelgono, si parla di sex toys, c'è anche la domanda: si possono trovare anche in casa dei sex toys già fatti? Ma fermati un attimo, dai, mi risponderai tra poco. Radio Freccia. Mezzanotte e 39 minuti e tutto va bene. Allora, caro Aizad, si diceva prima il discorso dei sex toys, se si possono trovare anche in casa, nel senso... Sì, guarda, ce ne sono tantissimi nascosti dappertutto. Se vuoi fare una... al di là del classico reparto frigo, dove cetrioli, banane, cose che si usano sempre col preservativo sopra... Allora, sì, questo io ho un'esperienza, non mia personale. Non dubitavo, mai. Ma di una persona che mi disse una volta, con una zucchina. E la zucchina, ragazzi, se non è coperta, può far decisamente male. Infatti, poi è finita in ospedale. Quindi, però si potrebbero usare volendo. Volendo, sì. Però ti consiglio... Forse un cetriolo era, non era... L'importante è che non siano angurie. Dipende un attimo dalle dimensioni. No, però, già che ci siamo in argomento, se vai per esempio al supermercato con la tua partner o col tuo partner, è divertentissimo fare la spesa guardando sugli scaffali che cosa si potrebbe convertire in giocattolo erotico.
Quindi di giochi ce ne sono veramente tanti, bisogna solo imparare che cosa è meglio non usare perché può diventare pericoloso. Mi piace questa visione maliziosa del supermercato, quindi da domani vado a farmi un salto. Vado a farmi cambia un salto tutto io. Quando ti dicono usciamo a fare la spesa. Con Step e Aizat al microfono, vi ricordo tra l'altro di scaricare l'app di Radio Freccia se già non l'avete fatto e volendo di seguirci anche sui vari social. A proposito di social, ragazzi, anche Aizad è sui social, Aizad Official ovunque. Aizad Official su Instagram, su Facebook, il sito aizad.com scritto AYZAD. Allora, perché anche sul sito, tra l'altro, ci sono tre cose interessanti riguardanti proprio i sex toys. O altro che. Tra cui c'è una cosa in particolare che mi piace molto, che è il praticamente il non comprarlo. Sì. C'è una sezione in cui sono una serie di articoli che faccio più o meno ogni sei mesi in cui raccolgo i peggiori sex toy visti sul mercato. Radio Freccia. Mezzanotte e 50 minuti, siamo in chiusura della prima ora di Rebel Yell con Steppe e Aizad al microfono. Si parlava di sex toys, tra l'altro era arrivato un messaggio, questo qua lo leggiamo, questo qua va letto. Allora, dice, innanzitutto devo salutare Jessica, devo mandare un bacio anche. Dice, io credo di essere un maschio mancato o forse sono semplicemente un po' più disinvolta rispetto ad altre persone, ma io sono quella ragazza, o meglio quella donna, visto che ho 33 anni, che va a comprare i preservativi senza problemi e senza vergognarmi. Jessica però si diceva che sono cose che appunto poi capisci con l'età, il fatto di non vergognarsi eccetera, perché non ha senso, anzi bisogna vantarsi quando non si fanno queste cose. Comunque, a parte questo, proteggere, dice, il proprio partner è fondamentale, proteggere se stessi. E capitava qualche volta che mi intrufolassi in qualche sexy shop per curiosare dei giochini, ma non ho mai trovato partecipazione da parte dei partner avuti, non come con la mia migliore amica che sogniamo più che altro una collezione di vibratori sul comodino. Allora, a volte secondo me non soltanto col proprio partner, ricordiamo che sex toys serve anche per conoscere se stessi, quindi determinati punti che toccati, che stimolati, insomma si scoprono tante cose grazie anche ai sex toys. Assolutamente sì, è proprio anche questo il bello di provare delle cose, come dicevamo all'inizio, che il tuo corpo, il corpo del partner non ti permette di vivere. Quindi anche se hai il partner che non è che non ha questa voglia di partecipare, di fare, di dire, prendi sex toy, li usi sul partner, gli fai capire che ne vale la pena e passa tutto. E vedi come cambia idea. Comunque, tornando a noi, abbiamo parlato anche un po' di come si possono trovare in casa questi oggetti qui, anche semplicemente al supermercato, ma poi sono tante le cose, perché appunto su dove si comprano i sex toys, però siccome è un argomento anche abbastanza lungo, io direi di... Sì, dai, affrontiamolo dopo, bene. Di rispondere all'inizio della seconda ora di Rebel Yell. Radio Freccia. E Luna, comincia la seconda ora di Rebel Yell con Step e Aizad qui presente, qui al mio fianco. Aizad, ripetiamo, esperto di sessualità insolite. E coach, tra l'altro giornalista, scrittore di queste cose, trovate un sacco di libri tra l'altro di Aizad anche sul bondage, no, su queste cose qui. Tra l'altro dobbiamo ricordare una cosa, visto che qualcuno ce l'ha chiesto, Mara da Bergamo dice, potete ripetere il nome del sito, e Aizad AYZAD. Mara, ti voglio bene, che mi fai ripetere queste cose. Aizad.it.com. Quindi Aizad.com. E la rubrica sui sex toys strani si chiama Non comprarlo. Se lo cerchi con la chiave di ricerca, siamo a posto. Invece prima mi chiedevi dove andare a comprare i sex toy. Esatto. E le possibilità sono tantissime. Dipende tutto da che cosa vuoi fare. Se li vai a prendere in un buon negozio fisico, costano di più sicuramente, però hai la possibilità di vederli, provarli, avere delle persone che ti seguono, ti assistono. Se vai a prenderli in un negozio online di qualità, non li puoi provare magari prima, però anche lì hai un'assistenza come si deve. Ma in realtà puoi anche andarli a prendere su quei siti di cui ti spuntano sempre le pubblicità sui social network, di solito stanno in Cina, dove bisogna dire la verità, 9 volte su 10 sono esattamente gli stessi sex toy che troveresti in negozio e che costano un decimo. Il problema è quella una volta su 10 dove invece la qualità è pessima e lì c'è da stare attenti. Per cui bisogna sapere un po' che cosa scegliere, come, e anche avere fortuna, sinceramente.
Senti, ma esiste il soddisfatti o rimborsati in questo caso? Allora, non si può restituire il sex toy usato, ovviamente. Però, no, esiste la possibilità, se ti rivolgi alle persone giuste, ai negozi giusti, di avere di ricevere delle istruzioni, delle indicazioni, magari perché scopri che pensavi che andasse usato in un modo e invece no. Allora, no, ce ne sono. Io so che ci sono molti sex toys che hanno delle conformazioni molto particolari, che a volte veramente si fa fatica a capire come si utilizzano. Tornando a noi, hai detto che ci sono dei sex toys da evitare, cioè che, pericolosi più che altro. Sì, sì. Quali sono? Ma guarda, dipende, come al solito, da te sostanzialmente. Per esempio, ce ne sono alcuni che usano dei metalli che possono causare delle allergie, oppure che ti vengono venduti da quei siti che dicevamo prima come in acciaio chirurgico, poi in realtà è plasticaccia verniciata che se ti si sgratta via all'interno del corpo non è una bella cosa, e infatti dicevamo prima usare sempre sopra il preservativo, oppure ci sono quelli, ormai sono pochi ma si trovano ancora in vendita, che rilasciano ftalati, che è una sostanza pericolosissima, cancerogena. Radio Freccia. È 1:11. Allora, a parte i sex toys pericolosi, mm-hmm. ci sono anche quelli un po' più rinomati, no? Quelli famosi. Okay. Altro che, ce ne sono 3 o 4. Io direi che il più famoso di tutti è il famosissimo Magic Wand. Lo faceva la Hitachi nel 1968. Ah, ho capito qual è. È una storia bellissima. E quello lì, tipo un massaggiatore per la cervicale, quella sì, roba lì. Perché era nato così. Una mazza, praticamente. Sì, è enorme, è rumoroso, ha un sacco di difetti, però era bellissimo perché i produttori delle Hitachi a un certo punto si sono proprio chiesti: ma come fa, chi è che usa tutti questi massaggiatori sportivi? E poverini sono andati in crisi quando hanno scoperto com'era la verità. Ma poi perché in crisi? Cioè anche lì, vedi, altri tempi, altre cose. Di un botto, scusa, tienitela. Comunque, allora spieghiamo un attimo com'è il Magic Wand. È una specie di bastone, fondamentalmente, è un bastone, con una palla sopra. La palla contiene un motore che è sbilanciato su un lato e quindi quando lo accendi vibra molto molto forte, siccome è montato su una molla il manico non vibra, la palla sì, ed è un gran massaggiatore. Ecco, siamo ancora all'inizio di questa seconda ora di Rebel con Aizad, nostro esperto di sessualità insolite. Allora, poi a proposito di Magic Wand, io so che c'è anche una storia che fa riferimento a un telefilm che era Sex and the City. Sì, che è diventato famoso negli Stati Uniti quel tipo di giocattolo proprio in occasione di quel telefilm, che dove vabbè, una delle protagoniste arrivava bella felice: ho scoperto la grande rivoluzione nella mia vita. E effettivamente, come capitava davvero a tantissime persone dal vivo, e da lì è stato come se fosse stato il miglior spot pubblicitario possibile. Quindi, insomma, da massaggiatore per la cervicale, ma in realtà non soltanto per la cervicale, massaggiatore in generale, a superstar. Superstar, ok, ci sta anche questo. Radio Freccia. 1:23 di questa seconda ora di Rebel con Aizad e Step al microfono. Allora, si parlava di sex toys, si parlava di quelli un po' più famosi, rinomati, parlavamo del Magic Wand. A parte questo, poi ce ne sono altri. Ce ne sono tantissimi. C'è per esempio tutta la categoria dei Rabbit, cosiddetti. Sono dei vibratori pensati per uso su donne, che hanno tipicamente un coniglietto che ci si arrampica sopra, e quindi c'è una penetrazione principale e questa stimolazione dall'esterno delle orecchiette. Esatto, delle orecchie del territorio. E anche quelli sono diventati famosi grazie a Sex and the City. Però ce ne sono altri che invece sono meno noti, ma sono interessantissimi dal punto di vista tecnologico. Tu sei andato ovviamente a qualche concerto, come la sensazione, ti è capitato di stare davanti alle casse e sentire le vibrazioni che ti... Il famoso sottocassa, decisamente sì. Ecco, bravissimo. Ora tu immaginati avere un sex toy che si chiama Sona, che si tiene in mano ed è Sona, esattamente, senza la R finale, no, Sona. Così e dentro è come se avesse una cassa, appunto, che emette onde sonore super concentrate che si usa sul clitoride e ha una potenza incredibile. Ma fa rumore? Cioè, nel senso, suona. In realtà si fa anche un pochino di rumore, ma no, soprattutto fa rumore la persona che lo usa, dove la reazione tipica è ma no, ma non fa niente.
Vabbè, però nel senso l'uso, l'utilizzo di questo marchingegno qui, però non è che ti sveglia i vicini. No. Cioè, nel senso, appunto, solo le urla di lei. Ah, okay. E ha il grandissimo difetto invece di non fare assolutamente niente a noi maschietti. Purtroppo va così. Zero, quindi è solamente ad uso femminile. Sì. Esclusivamente femminile. Poi per fortuna ci sono anche i sex toy invece strettamente da uomo. Per esempio ce n'è uno che si chiama Pulse Duo, che nasce da una ricerca medica complicatissima e che è divertente per tutti, ma soprattutto ha cambiato la vita a un sacco di persone disabili che invece avevano magari dei problemi a toccarsi, stimolarsi così, e quindi utilizzando questo invece possono divertirsi parecchio sia da soli che in coppia. Allora, qualcuno ci dice le Chinese balls, cioè praticamente le famose palline vaginali, fondamentalmente, sì. Non soltanto. Comunque, quelle io so che più che a livello sessuale vero e proprio si utilizzano, ci racconti. Per l'allenamento del pavimento pelvico, okay. che è tutta la muscolatura che sta diciamo sotto fra le gambe e che con gli anni, con la mancanza di esercizi eccetera, si rilascia e causa un sacco di problemi soprattutto alle donne, e quindi è utile allenarlo. Ci sono tanti modi per farlo, alcuni sono più piacevoli di altri. Ah, ok, cioè, quindi però potrebbero anche provocare del piacere. Quindi. Come no? Assolutamente. So sì. Là si inseriscono e poi la donna può fare tranquillamente qualsiasi cosa, può anche lavorarci per dire. Assolutamente. Dentro. Sì, in realtà io userei magari le versioni moderne che non sono fatte di metallo, che non suonano oltretutto, perché andare in giro con le campanelle non è proprio il massimo, e che vibrano anche un po' di più, sono anche un pochino più piacevoli. Però sì, sono degli oggetti carini, assolutamente. Senti, io te lo chiedo, magari lo sai, quanto tempo si tengono all'interno? Credo sia ogni giorno un allenamento che si fa. Guarda, allora, tecnicamente più lo usi, più ti alleni, più recuperi anche il controllo di quella muscolatura, che può essere utile anche poi dopo, quando il giocattolo non c'è. Radio Freccia. Dai. È l'1 e 35 minuti, Step e Aizad in Rebel Yell, quest'oggi su Radio Freccia. Si parlava di sex toys, abbiamo parlato di tante cose, di come si scelgono, di dove si trovano, di come poterli, tra virgolette, costruire, quindi in realtà di come si trovano anche in casa, basta poi metterci un preservativo e quindi coprire eventuali cose. Oddio, se leggi i miei libri ti spiego anche come costruirli, volendo. Ecco, vedi, quindi anche i libri di Aizad spiegano queste cose. A parte questo, poi, ci sono anche i sex toys di lusso. Eh sì, pensa che una volta mi è capitato in un negozio di vedere un dildo di platino che, se non sbaglio, era 25.000 euro il prezzo, una cosa del genere. Vabbè, però mi aspettavo qualcosa in più, in realtà. Beh, oddio. No, per essere solo ricoperto di, insomma. Che poi non usi. No, sostanzialmente no. No, magari lo usi anche, ma non ne vale assolutamente la pena. Però ci sono altri giocattoli invece che potrebbero valere la pena. Allora, intanto ci sono anche dei sex toys molto grandi e anche costosi, che però valgono la pena, ecco. Effettivamente. Hai bisogno dello spazio per metterli, perché io stavo pensando, per esempio, a tutta la mobilia da sesso, la famosa camera del piacere di Christian Grey, hai presente? Posso dire una cosa? Io sono un fissato della famosa altalena del sesso. Ah, che ce ne sono addirittura due tipi diversi. Ecco. C'è l'altalena vera e propria, dove stai sostanzialmente appeso e seduto proprio come un'altalena, e poi ci sono le sling, che sono invece delle, diciamo, come delle amache, di solito sono di cuoio, di pelle, dove si sta sdraiati, zampe all'aria, e l'altro invece sta in piedi. Aspetta, adesso ci arriviamo, perché io ho appena comprato casa e voglio arredare casa, quindi guarda, voglio saperne un po' di più di questa cosa. Aspetta. Radio Freccia. E l'una è 45 minuti e in realtà siamo arrivati in chiusura di questa seconda ora. Un motivo c'è, perché c'è un gran pezzo alla fine, ragazzi. C'è veramente un gran pezzo. E anche un modo per salutarti per questa prima puntata assieme a te, Aizad, che non sarà ovviamente l'ultima, ma anzi, ci vediamo settimana prossima. Decisamente. Seguiremo. Dai. Ormai il martedì sessuale di Rebel Yell torna attivo al 100%. Allora, visto che si parlava di sex toys, andrei a chiudere con quindi stavamo parlando di quelli un po' più costosi, sì. Stavamo parlando di quelli là, la sling, dicevi. No, io volevo montare un'altalena in casa. Ecco, allora basta
la cosa importante che ci montri, una piastra con dei tasselli chimici al soffitto, perché io di clienti che sono arrivati, che gli era crollato tutto il soffitto, all'improvviso ne ho visti diversi. Ok, quindi, quindi sta attento. Okay, però nel senso come spazi eccetera, non credo... No, non tiene tantissimo spazio, poi lo puoi sempre togliere quando viene la suocera a trovarti. Ecco, no, ma infatti, poi sono queste le cose, no? Viene mamma, papà, queste cose. Ma ci sono anche giocatori Transformer, alcune, non so, librerie che diventano Croce di Sant'Andrea, cassapanche che diventano sapessi devi venirmi a trovare sul mio sito aizad.com, ci sono tutti questi articoli che ti raccontano ogni dettaglio di queste cose. Senti, ma se dovessi chiederti qual è il sex toys più importante, il migliore di tutti? Cavoli, ma questo è un segreto professionale, te lo devo dire davvero? Il più bello di tutti è la mente. Madonna, questa mi sa di frase fatta, però di quelle cose là. Senti, ma aspettavo qualcosa. Ah no, fidati di Aizad, è vero. Bisogna saperlo usare, però. E anche quello c'è il modo di impararlo. Ne parliamo settimana prossima? Decisamente sì, ragazzi. Il Rebel Yell sessuale assieme a Aizad tornerà martedì prossimo. Intanto ricordiamo per l'ultima volta, aizad.com è il sito di Aizad su cui potete trovare tutte le varie cose, tutti i vari articoli che riguardano non solo sex toys, ma la sessualità, il sesso in generale, soprattutto quello più strano. Ecco, appunto, soprattutto le cose un po' insolite. Chiudiamo così. Radio Freccia, libera come noi.